Affluenza alta in Gran Bretagna per il rinnovo del Parlamento. Secondo i primi exit poll di queste elezioni politiche, i conservatori sono in testa ma senza la maggioranza assoluta. Sentiamo Mila Cataldo. Hung Parliament, un Parlamento impiccato, appeso, paralizzato da una maggioranza assoluta che non raggiungono né i Tories né i Labour. Questo lo scenario consegnato dagli exit poll alla chiusura del voto in Gran Bretagna per le più combattute elezioni politiche da 30 anni a questa parte. In testa con 307 seggi i conservatori di David Cameron, secondo partito i laburisti di Gordon Brown con 255 deputati, terzo partito i liberal democratici di Nick Clegg in calo, fermi a 59 seggi, un risultato deludente per l'astro nascente della politica inglese Clegg, molto al di sotto delle aspettative della vigilia elettorale. I conservatori hanno così guadagnato 97 seggi mentre i laburisti ne hanno persi 94. Una vittoria decisiva, con questo risultato possiamo governare. Questa è la prima dichiarazione a caldo del conservatore Cameron. Un successo per i Tories che dopo 13 anni all'opposizione sono andati meglio di quanto li accreditassero i sondaggi prima del voto. Cameron avrà tempo fino al 25 maggio per convincere altre formazioni a fornirgli quei 19 seggi che mancano per poter ottenere la maggioranza assoluta di 326 parlamentari alla Camera dei Comuni, indispensabile per poter governare. Un Parlamento privo di una maggioranza assoluta è un incubo che non si verificava in Gran Bretagna dal 1974. La prassi costituzionale britannica prevede tuttavia che il premier uscente abbia il diritto di formare per primo un nuovo governo. I laburisti si dicono pronti ad eventuali accordi, ma se anche dovessero unirsi in coalizione assieme ai liberal democratici non riuscirebbero comunque a raggiungere la maggioranza assoluta.